Benvenuti ragazzi, questo è l'ultimo episodio di Spore Creatures, l'episodio Extra 3. Siamo nel mio profilo dove ho totalizzato il 100%. E niente, allora, questo è un mio vecchio profilo, ecco dove c'ho la mia vecchia creatura, dove ho praticamente fatto di tutto, anche le parti di Gascuto. Allora, qui vi mostrerò un attimo diverse cose. Cominciamo con la Sporepedia e gli stemmi. Allora, gli stemmi, una volta totalizzati i punti, si possono... Una volta totalizzati i punti grazie alle medaglie, si possono comprare trucchi e parti. Allora, nel negozio delle parti abbiamo coda pelosa, dita adesive, coda poise, gambe naviganti, coda globulare, coda spinata, insomma, un sacco di cose. E alla fine abbiamo anche... Non sto a elencarvele tutte perché sennò questo episodio verrebbe troppo lungo, ecco. Abbiamo anche corpo gascuto, occhio gascuto, bocca gascuto, gamba gascuto. E poi c'è la coda tonda che è la coda degli Svizzel, che garantisce il biopotere raffica di foglie livello 4. Tutte le parti di gascuto, gamba, bocca, occhio, garantiscono il biopotere al quarto livello, tranne la raffica di foglie che è data dalla coda tonda. Mentre, aspettate, Sporepedia... Stemmi, faccio vedere i trucchi. Allora, vi spiego adesso i trucchi tutti invece. Allora, non li ho comprati tutti, ma tanto prima o poi lo farò, mi basta cliccare. Allora, modalità occhi grandi e bocca grande rende gigantesche le bocca e occhi delle creature. Sassi da lancio gigante rende i sassi da lancio giganti. Farfalle giganti, lo dice il nome. Esplosione di farfalle, un turbine di farfalle accompagnerà costantemente la vostra creatura. Modalità vernice, non ho mai scoperto cosa faccia e non lo so tuttora, veramente, non ne ho proprio idea. Sporimorfi giganti, lo dice il nome. Parti scalate fa sì che le parti delle creature si ingrandiscano e si rimpiccioliscano continuamente durante il gioco, mentre modalità parti rotanti farà continuamente ruotare le parti della vostra creatura su loro stesse. Cibo alternativo sostituisce tutti i cibi che abbiamo visto con cupcake, fette di pizza... hamburger e lecca lecca e poi cos'altro? Non mi ricordo, ma tutte queste cose. Modalità colore casuale cambierà il colore di tutte le creature ogni volta che apriremo il nido, una sporepedia o una voce del menu. Alberi, carne, bestie, banane inverte il modo in cui si preferiscono la carne e gli alberi. Tutti i PNG sono Mipro e fa diventare tutte le creature eccetto il protagonista Mipro. Sporimorfi esplosivi fa scoppiare gli sporimorfi. Ballo sempre difficile rende il ballo sempre complicatissimo. Modalità creature alternative sostituisce le creature che abbiamo visto noi in tutto il gioco con Badoppi, Scadocci, Scroch, Scribab, Gorgi. Tutte le creature di cui ottenevamo le parti ma non le vedevamo. E oltretutto appaiono anche parodie di Babbo Natale e la Befana. Modalità animali reali trasforma le creature in formiche, conigli, coccodrilli, elefanti e tutti animali del nostro mondo. Ballo sempre facile rende il ballo sempre molto facile. Supervisione garantisce alla creatura 200 punti di vista e quindi le farà vedere tutti i cumuli di terra nascosti nel giro per i livelli. Inizio automatico ballo farà iniziare e farà completare il ballo in modo automatico e perfettamente. Apparirà una scritta "hai barato" ogni volta che il minigioco verrà completato. Super attacco incrementa le statistiche di attacco della nostra creatura a un sacchissimo, tant'è che la nostra creatura semplicemente con un attacco normale toglierà 300-400 di danno. Ignora terreno velenoso, renderà la creatura immune a spine, sabbia bollente, terreno ghiacciato, acqua profonda, lava e terreno velenoso. Modalità terraformazione consente di cambiare la texture dei livelli. Magari adesso qui su Frigor siamo su un livello innevato, se però adesso io metto tipo foresta, ecco guardate. Aspetta un attimo, foresta, ok. Guardate un attimo, adesso Frigor qua, in questo profilo, è diventato, ecco, una foresta rigogliosa. Terraformazione, quindi, fa tutto questo. Cambia la texture dei livelli. Va bene, allora, Sporepedia, finiamo di spiegare i trucchi, un negozio dei trucchi. Ok. Ecco, mentre ignora punti corpo consentirà di aggiungere 10 parti extra alla nostra creatura dopo aver superato il limite dei punti corpo, cioè... Dopo che il limite dei punti corpo è stato raggiunto, possiamo aggiungere altre 10 parti, però all'undicesima verremo comunque bloccati dicendo di rimuovere una o più parti prima di aggiungere delle altre. E infine c'è invincibilità che ci rende immuni a tutto e impossibilitati a morire. Allora ragazzi, adesso
siamo arrivati a creature salvate. Voglio farvi vedere le mie creazioni. Allora, questo è Kaka, la mia creatura definitiva con la quale gioco e ho giocato e ho completato il 100%. Attacco 226, difesa 168, amichevolezza 200, metabolismo 208, vista 100. Ricarica energetica 0, doppi colpi 44, doppi danni 44, tutti i biopoteri onnivora. E qui adesso abbiamo, ragazzi, le mie creature. Andiamocela a vedere. Hydra! Apriamola nel menu perché non si vede bene. Allora, ecco, questa è l'Hydra. È basata sull'Hydra del film Hercules della Disney e ha tre bocche. Bubbly, Salafend e non mi ricordo poi cosa. Ma insomma, ecco qua, è una dragone viola a tre teste. Quassù vediamo che è davvero troppo alto e non si può quindi vedere. Ma andiamo, forza, Idra. Ecco qua. Questa è l'Idra, ragazzi. Attacco 62, difesa 97, amichevolezza 262. Poi qui abbiamo la mia seconda creazione, Terrana, che sarebbe un piranha terrestre. 42, 59, 60, 73. Carnivora. E ha dei colori tutti infuocati ed è un piranha, ma che vive sulla terraferma. Mi sembra di aver detto mo' abbastanza. Qui abbiamo, ragazzi, Towering. Aspettate che apro il creature creator perché Towering, ragazzi, è la creatura più alta che si possa creare nell'universo di Spore Creatures. Guardate. Vedete? È così alta che non si vede la fine qui nell'editor, ma si può vederla solo qua. Nel creature creator. Vedete? È un ammasso di parti di creature che raggiunge un'altezza incredibile, mai vista prima. Towering, le sue statistiche sono amichevolezza 100, amichevolezza 104, attacco 105, difesa 48. Vedete? È la creatura più alta di Spore Creatures che si possa creare. Qui invece, ragazzi, abbiamo Minimize, è la creatura più piccola che si possa fare in Spore Creatures. Attacco 64, difesa 114, amichevolezza 84, erbivora. E niente, ha i colori dei badoppi. Sì, i badoppi hanno il colore, questa combinazione qua. E niente, è un esserino piccolino, piccolino, grande quanto uno sporimorfo. Quindi, se vi ricorderete bene gli sporimorfi, capirete quanto è piccolo. Qui abbiamo Deathseeker, che è una specie di cane lontano parente degli spitori. E non c'è molto da dire, è tutto spelacchiato, un po' bruttarello, nero e marroncino. Attacco 70, difesa 105, amichevolezza 73 ed è carnivoro. Poi qui abbiamo Abominal. Abominal è una creatura tipo Brugi ma molto alta e senza... Aspettate, apriamo nell'editor perché qui non si vede bene. Ecco, qui sopra si vede. È una creatura tipo uno Yeti ma senza occhi. Ah, amichevolezza 91 perché sotto la bocca è nascosto un occhio scuti. Bene. Amichevolezza 91, attacco 147, difesa 24. Andiamo. Per molte di queste creature ho usato le parti acquistate in negozio. Sono molto carine quelle che si acquistano in negozio, non c'è che dire. Oh, la mia prossima creatura è Stelloide. Una stella con zampe tipo protesi, tutte appuntite, due mani, un unico occhio, nessuna bocca, ma comunque l'alimentazione onnivora perché è nascosta la bocca da stuccuto sotto l'occhio. E niente, qui abbiamo infatti lo stelloide con tante stelle anche a decorarlo. Ha un bel po' di biopoteri, attacco 34, difesa 58, amichevolezza 100. Poi qui abbiamo Tornax, che è una specie di dinosauro con zamponi giganteschi, una coda tutta dritta, tipo i macroneri. Attacco 42, difesa 70, amichevolezza 27. Carnivoro. Qui abbiamo Tentacula, che è una specie di pianta con tantissimi arti affilati. E è tipo una pianta. Attacco 93, difesa 87, amichevolezza 68, erbivora. Qui abbiamo Arclat MK2, una versione più potente dell'Arclat, un po' diverso. Allora, attacco 100, difesa 32, amichevolezza 66. E ovviamente è come un Arclat per il resto, se non fosse per il corpo un po' diverso. La mia prossima creazione è Oculus. Oculus è una creatura piena di occhi, di alimentazione carnivora, attacco 36, difesa 57, amichevolezza 250. Nulla può resistere, nulla può sfuggire alla sua vista, è super acuta. Biodragon, un drago robotico con diverse parti di Gascuto, attacco 91,
difesa 117, amichevolezza 100. E non c'è nient'altro da aggiungere. Gigariete, un ariete gigantesco. Attacco 41, difesa 102, amichevolezza 60. È carnivoro. Qui poi abbiamo il B-Body. Due creature che condividono un corpo e mezzo. In pratica sono due creature fuse in un corpo solo, che hanno due code, due bocche, due occhi, un corpo solo, due mani e basta, e due gambe. Amichevolezza 7, difesa 156, attacco 61. È onnivoro. Poi abbiamo Atrocitry. Atrocitry, aspettate che lo faccio. Ecco, lo apro qua che così si vede. Atrocity è un albero mostruoso senza occhi che possiede numerosi pinne, ramoscelli, arti e tentacoli. Ecco, e lo rendono un albero di Halloween molto mostruoso. Che ne dite? È davvero mostruoso Atrocity, non vi pare? Le sue statistiche sono amichevolezza 0, attacco 142, difesa 75. E poi come ultima creazione abbiamo Mecha Miper, o Mecha Mipro, ovvero un mipro meccanico in cui a me mi piaceva immaginare che Gascuto alla fine di Spore Creatures non era veramente morto, ma il mipro che usava l'astronave alla fine del gioco andava poi per errore sul pianeta Zenkri, riportato dall'astronave, e si univa qui a Gascuto, che non era morto ma era morente, e veniva fuori dalla fusione della tuta di Gascuto, Gascuto e il mipro, Mecha Miper, ossia un mipro controllato da Gascuto che a stento si regge in piedi ma comunque è cattivissimo e tenta di riconquistare la galassia di Spore. Bene ragazzi, le mie creazioni sono queste, ma non abbiamo ancora finito, perché adesso c'è da mostrarvi brevemente tutto quanto. Allora, qui abbiamo tutte le parti di Gascuto dove possiamo acquistarle al negozio e vedete, ecco qua, questo è il corpo, questo è l'occhio. E allora, le parti di Gascuto, ragazzi, non possono essere modificate dai colori. Vedete, le parti di Gascuto restano sempre uguali. Qualunque colore noi scegliamo di mettere, loro resteranno sempre del colore di Gascuto. Infatti, le parti di Gascuto non possono essere modificate da colori, da codici di trucchi, da colorazioni nostre manuali, insomma, non possono proprio essere modificate. Rimarranno sempre nere, azzurre e grigie. Ecco, vedete? Adesso, infatti, io praticamente adesso qua in 5 secondi ho creato Gascuto. Ecco qua, guardate. Zacket, anche se il Gascuto autentico aveva anche il biopotere getto di fiamme. Sì, mi ricordo bene, aveva il biopotere getto di fiamme. Il biopotere, volevo dire, raffica di foglie livello 4, però l'originale non può avercelo. E le statistiche sono molto più basse, qui intanto gli appare la testa mozzata per errore, ma vabbè. Come ultima cosa extra vi faccio vedere le parti degli sporimorfi. Allora, ecco, vedete? Più debug più Sprling Body, sarebbe Sporeling, il nome originale degli sporimorfi, Body. Questi piccoli corpi, che sono veramente minuscoli, vedete, non sono ottenibili in alcun modo, ovvero si possono vedere da bloccati nel gioco normalmente, però la creatura dirà devo ancora trovare quella parte, barati da un punto interrogativo, ma non si potranno veramente ottenere. Ecco, vedete, scorrendo qua in basso adesso abbiamo, ecco, vedete, questi occhi, più debug più, do not localize, e niente. Ecco, vedete, possiamo infatti creare degli sporimorfi praticamente. Creature grandi quanto sporimorfi che saranno sporimorfi, ma non si possono ottenere veramente. Questi occhi di sporimorfi costano un punto corpo e... Ah no, c'è questo che dà amichevolezza, ma va bene. Il resto però costano solo un punto corpo e non hanno assolutamente statistiche. Infine c'è Placeholder, che è questo tentacolo blu, che è il tentacolo delle creature infette. Possiamo metterlo sulle creature, ma nella creatura non sarà visibile. Ragazzi, che dire... Questo era l'episodio extra di Spore Creatures. Noi ci rivediamo alla prossima. Leggete, mi raccomando, il commento in primo piano sotto questa parte per avere una notizia importante, un po' spiacevole ma nulla di grave. Ragazzi, vi ringrazio anticipatamente per la pazienza e alla prossima.